Viaggio, missione di speranza e carità. Oggi a Canicattì a incontrare i più giovani per portare un esempio, l'esempio di Cristo. Pace e speranza a voi tutti, fratelli e sorelle, in particolare a questo paese generoso e attento, i Canicattì, ma anche la chiesa di Canicattì, le istituzioni, ecco la scuola, in particolare anche la scuola. Ecco, tutte le famiglie e anche le professioni, tutti siamo chiamati ad un compito, a migliorare questa società, e non possiamo rimanere più spettatori, ora basta, e demandare gli altri, ognuno deve fare la sua parte. Tra poco sarà Natale e tanti siamo affaccendati con i preparativi, invece qual è il vero Natale, il vero senso del Natale? Il vero Natale è quando si attenziona al più debole. Bisogna aiutare quelli che rimangono indietro, non si può vivere un Natale, non è un vero Natale quando lasciamo indietro i più deboli, non può essere un vero Natale, non assolutamente, perché Natale è poi tutti i giorni, e poi siamo attenti a quelli che diventano buoni solo a Natale. Natale è tutti i giorni, 365 giorni all'anno. Come trascorrerà il Natale, Biagio Conte? E insieme a chi soffre, ma insieme a tutti, a questa società che tengo tanto, e ai giovani, diamo loro un mondo migliore. Ecco perché i giovani sono il futuro, la speranza. Chi deve migliorare il mondo sono loro, ma noi dobbiamo aiutarli, non gli diamo un mondo falso, non gli diamo un mondo solo esteriore, materiale e consumistico. No, no, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto degli errori. Si vedrà tanti regali, insomma, che si fanno a Natale, sono i regali tecnologici. I ragazzi, i bambini anche a quest'età hanno già un cellulare in mano, forse allontanando quello che è il vero senso della vita spesso. Io non sono contro la tecnologia, ma se usata bene fa bene. Allora c'è un tempo per studiare, un tempo per giocare, un tempo per manovrare possibilmente. Ecco. Però io oggi gli porto anche una sorpresa, gli porto i poveri, sono loro la nostra speranza, i poveri sono la nostra speranza, e non ci allontaniamo, ecco, dai segni preziosi della fede, della speranza e della carità, perché lo devo dire, non perché io adesso sono nella fede, ma prima ero nel mondo, ero nel mondo come i giovani, correvo per le vie, ero pieno di spensieratezze, tanti sogni e tanti progetti, ma mi hanno deluso tutte queste cose, purché ero pieno di vestiti, di moda, ora si chiama look, ero pieno di divertimento, ma non mi ha risposto, c'avevo un vuoto dentro di me, una tristezza, avevo perso il sorriso. Ma da adesso, da quando ho accolto Dio, tutto si colora e tutto si riscalda. Mi sono vestito con il colore verde oliva, il colore della pace e della speranza, provo a immaginare. Ecco, questo è, se allora senza Dio non credo che... Dove possiamo andare? Dove andremo? Dove andremo? No, no, tu solo hai parole di vita eterna. Per intanto abbiamo scelto quest'anno di avere come esempio Biagio Conte, perché... così i nostri ragazzi possono capire come, pur non essendo una persona che fa parte del clero, si possa fare tanto bene alle persone che ci circondano. Quindi il simbolo della carità cristiana, dell'amore, diciamo che Biagio Conte rappresenta tutto questo. Perché è partito praticamente dal nulla ed è riuscito a realizzare delle opere incredibili a Palermo attraverso la sua testimonianza e attraverso il suo pellegrinaggio. Noi oggi lo ospitiamo qua, ma già i nostri ragazzi sono stati a Palermo a vedere quello che lui è riuscito a realizzare, tutto sommato in poco tempo, in una delle zone più degradate della città. E i ragazzi, avendo toccato con mano, devo dire, sono tornati talmente entusiasti che pur non avendolo incontrato direttamente, perché lui era in giro per un pellegrinaggio, e quindi quando abbiamo chiesto di farlo venire qua, lui, devo dire, ha accolto con piacere la nostra richiesta. Si sono veramente attivati per fare in modo che oggi ci sia una bella accoglienza e una bella testimonianza. Non è stato facile comunque averlo? No, no, è da circa un anno che cerchiamo di organizzare questo incontro, anche perché diciamo, i ragazzi si devono ispirare a esempi concreti. E Biagio Conte è un esempio concreto dei nostri giorni, lo possono vedere, toccare, e soprattutto vedere e toccare quello che lui ha realizzato.
mercato. E siccome i nostri ragazzi, appunto, che sono sempre attirati da tutto ciò che è tecnologico, da tutto ciò che è altro che alieno, diciamo, nel senso che non ci appartiene o fa parte del frutto della fantasia o di realtà virtuali, vedono invece quello che è effettivamente una persona che si è dedicata agli altri.